Mentre Napoli sembra lentamente avviarsi ad uscire dall'ennesima emergenza rifiuti, il comune va avanti con il suo piano per la raccolta differenziata. Questa mattina il sindaco Luigi De Magistris e il suo vice, l'assessore comunale all'ambiente Tommaso Sodano, hanno inaugurato una nuova isola ecologica mobile nel quartiere Barra, in piazza Bisignano, dove è stata attrezzata una nuova area di raccolta in linea con la filosofia delle 4R: riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, a cui è improntata l'azione della giunta comunale con l'obiettivo di portare la raccolta differenziata in città al 70% entro la fine dell'anno. Noi per la prima volta abbiamo invertito un trend, che era prima si puntava solo su discariche e incenerimento. Adesso finalmente si parla e si scrive e si fanno ordinanze che puntano al riuso, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio, alla raccolta differenziata porta a porta, al coinvolgimento dei cittadini, delle scuole, delle università, degli industriali, dei commercianti, addirittura i detenuti del carcere di Poggioreale vogliono contribuire alla raccolta differenziata in carcere. Questa è una vera e propria rivoluzione ambientale. È chiaro che interessi forti, anche criminali, si mettono di traverso, ma noi siamo più forti degli interessi criminali. Non a caso a Napoli ha vinto la legalità, ha vinto una giunta per il cambiamento, c'è stata una rivoluzione. Ci sono degli intralci, degli intoppi, degli ostacoli, ma noi siamo più forti. E De Magistris ha annunciato la decisione di procedere ad un aumento del capitale sociale di Asia Napoli S.p.A. di 43 milioni di euro, risorse aggiuntive che consentiranno alla municipalizzata di provvedere a nuovi investimenti a servizio della raccolta differenziata, come sottolinea il nuovo presidente di Asia, Rafael Rossi. Questa mattina il fatto che il sindaco abbia definito che nel bilancio che verrà approvato, il bilancio comunale che verrà approvato fra qualche giorno, vi saranno 43 milioni di euro per la ricapitalizzazione dell'azienda, cioè un'iniezione di capitali che servirà per gli investimenti che devono essere fatti nell'azienda, ci toglie perlomeno questo problema, ci dà le risorse per avere dei mezzi nuovi, per riuscire ad assicurare, come dire, per fare la normalità che in un'azienda è quella di assicurare la manutenzione programmata, di fare degli investimenti in maniera programmata, ci dà le risorse, l'ossigeno per poter fare finalmente quegli investimenti che la politica ci chiede per sviluppare finalmente il porta a porta. Dal 1 settembre il sistema di raccolta differenziata sarà esteso ad 8 quartieri della città e da luglio prenderà il via una grande campagna di informazione, tutti passi verso l'obiettivo finale di raggiungere l'autonomia nel ciclo di gestione dei rifiuti.